Dall'università all'impresa, la ricerca e innovazione. Con questo titolo il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ha lanciato il suo evento annuale in collaborazione con il Politecnico di Bari al Teatro Niccolò Piccinni del capoluogo pugliese. All'incontro in cui sono stati presentati i risultati del PON c'erano anche il rettore del Politecnico Francesco Cupertino e l'assessore all'istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo. È da anni che sia il sistema industriale ma anche quello universitario viene supportato dalla Regione Puglia. Devo dire che c'è stata e c'è ancora e ci sarà probabilmente, anzi sicuramente, una grandissima collaborazione con questi mondi che sono fondamentali per la ricerca, per l'innovazione, per la tecnologia. I progetti hanno trasformato le università, le hanno rese più consapevoli del loro ruolo rispetto alle grandi aziende ma anche rispetto alle piccole e medie imprese del territorio. Abbiamo formato una generazione di nuovi ricercatori, di giovani talenti che oggi già lavorano nel nostro territorio. Il ruolo dell'università è quello di fare un po' da collante, da tenere insieme le opportunità, gli strumenti di finanziamento, le grandi aziende, gli enti del territorio e soprattutto alimentare tutto questo sistema della ricerca con ragazzi e ragazze che abbiano le competenze giuste per affrontare le transizioni che ci aspettano. Tema del dibattito l'importanza del connubio impresa-università, sempre più cruciale per dare slancio allo sviluppo industriale attraverso le attività di ricerca. Uno sviluppo sempre più legato all'innovazione tecnologica, come testimoniato dal progetto ERA al centro del progetto annuale 2022 del PON. ERA rappresenta una tecnologia innovativa per la cura dei tumori perché sarà il primo acceleratore di protoni al mondo e vedrà la luce proprio in Puglia. È una macchina molto attesa perché non avendo interazioni lungo il percorso di accelerazione avremo una macchina assolutamente nuova sul mercato e ancora da esplorare sulle sue caratteristiche di utilizzo clinico. È un progetto unico in Puglia, sì, perché lo è nel mondo, quindi parte da queste parti e questa è la dimostrazione, diciamo, che lavorando anche a stretto connubio con l'università, con il Politecnico, riusciamo a esprimere anche questo su questo territorio.